ruolo del CESBOT sul tema dei beni comuni è quello prima di tutto di informare i cittadini sugli strumenti che attualmente abbiamo a disposizione. Poi, come abbiamo cominciato a fare, di sensibilizzare le amministrazioni pubbliche, in quanto il CESBOT si pone come facilitatore del rapporto tra l'ente pubblico e il cittadino singolo organizzato. Il tema dei beni comuni è un tema fondamentale, non soltanto per le associazioni per i cittadini e per il CESBOT, che sta svolgendo un'attività fondamentale e importantissima. Però credo che durante questo percorso un alleato straordinario in questo senso sia rappresentato dalle amministrazioni locali. Il Comune di Firenze ha fatto questa scelta di approvare il regolamento dei beni comuni. Questo regolamento ha lo scopo preciso non di mantenere o manutenere i beni, ma di creare comunità.